Wine 2015, un grande mercato per i vini di tutto il mondo. Tanti paesi sono entrati o stanno entrando in punta di piedi, come la Bolivia, come il Cile, come il Giappone. Tanti entreranno. 5.500 sono gli espositori, 50 i paesi, una rassegna che merita veramente di essere visitata. Siamo in Giappone con Yumi, che è il chairman di un concorso che si chiama Japan Woman Wine Awards. E ci facciamo dire da Yumi perché esiste questo concorso e che cosa vuol dove vuole arrivare. So this is for a very unique competition. And there are very few Questo è uno dei pochi premi awards internazionali. Tutte le giudici sono donne, principalmente sommelier, perché c'è da ricordare che in Giappone sono le donne che scelgono il vino, sono le donne che lo comprano al supermercato, sono loro che scelgono secondo quello che sono, quello che saranno i cibi della loro casa. E però c'è da notare una piccola cosa, che il salario delle donne che lavorano nel wine business è molto più basso di quello che sono i salari degli uomini. Hello, I'm Riccardo Aguiriano, Global Marketing Manager. È il marketing manager di questo territorio al nord della Spagna, la Rioja. Per loro è molto importante Pro Wine, hanno istituito questo spazio con delle degustazioni non solo di vini ma anche del loro cibo che sono le tapas. The strategy of Rioja, of the wines from Rioja all around the world, is to focus our. Il loro interesse è quello ovviamente di abbinare il cibo al vino, le tapas che sono un cibo spagnolo che identificano il loro modo di vivere, lo si trova anche da noi e quindi il loro interesse è proprio quello di promuovere sia il vino che il loro stile di vita. Siamo in Cile con il managing director dei vini cileni e con lui chiediamo qual è la missione al Pro Wine, quali sono i tipici vini che esportano in tutto il mondo. Sono qui a Pro Wine con circa 50 aziende che rappresentano le 14 territori, le 14 valli in cui si produce il vino in Cile, perché non ci dimentichiamo che il Cile è uno dei più grandi produttori di vino al mondo. Siamo in Bolivia, la Bolivia è la new entry di Pro Wine 2015, con il manager dei vini boliviani andiamo a capire quali sono i vitigni e quali sono i vini che loro espongono. La Bolivia è un territorio magico, dobbiamo ricordare che tutte le loro vigne sono vigne di altitudine, le vigne sono per lo più maritate agli alberi, qua a Pro Wine ci sono una quindicina di espositori e loro hanno chiesto, visto che questo territorio è unico al mondo, con vigne che arrivano fino ai 3.000 metri di altitudine, hanno chiesto all'UNESCO di essere patrimonio dell'umanità. Quanto è importante il business nel vino? Siamo con Jessica. Jessica è la responsabile di un programma di una scuola in California che insegna ai futuri manager del vino tutte le strategie. Loro insegnano tutto quello che sono le strategie nel mondo del vino, quindi le strategie finanziarie, il marketing, come fare e come non fare a vendere il vino. I loro studenti arrivano ovviamente dalla California, perché sono basati in California, ovviamente dagli Stati Uniti, ma anche overseas, quindi dall'America Latina e anche qualcuno dall'Italia.